I'm getting older day by day. novembre 1989. Oggi sui social e anche in televisione si è parlato tanto del trentennale della caduta del muro di Berlino, un muro che è stato simbolo di epilogo per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, ma è stato anche simbolo per tantissimi anni di un mondo diviso a due, un mondo occidentale governato dagli Stati Uniti, dal capitalismo degli Stati Uniti, contro il comunismo sovietico, l'ex Unione Sovietica che oggi è diventata la moderna Russia, governata da quel comandante Putin che dagli ultimi mondiali ha dimostrato di avere comunque leadership in un paese che dopo tante crisi si è risollevato bene. E la Germania divisa, sofferente, che si era impoverita, che aveva ricominciato a vivere dopo tanti anni difficili, si ritrova riunita e coglie l'opportunità di rimettersi a lavorare su una nazione che oggi è leader in Europa, ma non solo. La storia in questo modo è ovviamente riassunta, ma si è scritto tanto e naturalmente sono tante le pubblicazioni che si possono trovare in libreria che possono parlare della Seconda Guerra Mondiale e di quello che sono stati i mali di questo tremendo conflitto, mali che purtroppo sono tuttora oggi ferite aperte, che in un periodo dove si parla di immigrazione e di razzismo ogni tanto il fantasma del passato ritorna e si, invece di parlare di migliorare la società, ci si ferma e si continua a parlare di nazismo e fascismo. Nulla in contrario in questi argomenti, perché è importante ricordare la storia, è importante capire quali sono i limiti, è importante capire e ricordare che non si può tornare indietro. Al di là delle direttive, oggi le problematiche sono ben altre. Oggi si festeggia questo anniversario. La Germania festeggia il suo diritto a essere ritornata una potenza all'interno dello scacchiere mondiale. Ma questa Germania, che ci ha dato un enorme esempio, è in qualche modo di riflesso legata a un bizzarro destino che ha colpito la città di Crotone. Crotone era negli anni Ottanta ben conosciuta come la Stalingrado del Sud per via della sua realtà industriale, una realtà che aveva portato un enorme indotto lavorativo dentro la città di Crotone. Dal 1989 in poi si iniziò prima lentamente, poi iniziò lo smantellamento del lavoro e infine oggi viviamo lo smantellamento di quella che è stata la storia industriale di Crotone e quindi la caduta della Stalingrado del Sud. La decaduta della Stalingrado del Sud inizia quasi dopo la caduta del muro di Berlino. Non parliamo tanto della caduta della Stalingrado del Sud, ma di un altro argomento che era aveva una sua imponenza sociale in quegli anni. Crotone stava diventando una colonia americana perché l'aeroporto di Crotone era stato individuato per essere una base militare della NATO, l'organismo militare voluto dalle potenze che vinsero la Seconda Guerra Mondiale. L'opportunità di avere in mano un aeroporto per di più morto era diventato strategico dal punto di vista militare, perciò c'era un notevole interesse per realizzare un aeroporto all'avanguardia che avrebbe ospitato tanti F-16 che erano diventati incubo dei pacifisti, delle persone che militavano a sinistra e dei tanti cittadini che avevano paura della guerra o di un'eventuale guerra. Al di là di tutto ci fu tanto dibattito e
alla fine intervenne la caduta del muro di Berlino per chiudere questa faccenda. Infatti la base non si fece più. Di lì a poco però iniziò la caduta della Stalingrado del Sud. La realtà industriale di Crotone cominciò la sua lenta decaduta. Prima con il maxi licenziamento o messa in pensione di tanti operai, di cui alcuni, tanti, troppi, persero anche la vita a causa di malattie, e oggi, ancora oggi si parla di processi, si parla di tanta, c'è tanta roba dietro questa storia, però il dato di fatto è che comunque l'industria crotonese cominciò a perdere pezzo dopo pezzo, portando nella città enormi cambiamenti dal punto di vista sociale. L'unico cambiamento positivo in quegli anni fu il fatto che Crotone divenne anche provincia, una provincia che negli anni purtroppo divenne sempre più povera, alto tasso di disoccupazione, alto tasso di emigrazione e con essa l'economia che pian piano è diventata quella che è oggi, un'economia di una piccola città che fatica a capire qual è la sua direzione, soprattutto una direzione invisibile, perché ormai è stata una settimana di cronaca abbastanza complessa. Purtroppo oggi Crotone non vive una bella vita, potrebbe ripartire. Ed è buffo che dopo tanti anni si parla della caduta del muro di Berlino. Se ne è parlato anche in passato, ma oggi forse la caduta del muro di Berlino deve avere un significato a Crotone, perché a Crotone dopo le sconfitte sociali si sono eretti dei muri, muri fatti di omertà, fatti di pressappochismo, fatti di invidia, muri fatti di chiusura di mentalità. Oggi il confronto avviene molto sui social, poco dialogo ma tante parole scritte sui social, ed è buffo che oggi il muro di Berlino sia diventato anche un simbolo social. Ed è importante in qualche modo che il muro di Berlino sia ricordato. La Germania lo ha ricordato, l'ha preso da esempio per abbattere il proprio confine forzato e di ridiventare una nazione. Noi invece qui a Crotone non abbiamo ancora abbattuto i nostri muri, muri per lo più mentali, fatti di false convinzioni, e questo nel tempo ha portato la città a essere ancora più povera, a essere ancora più povera non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista delle energie. C'è un alto tasso di emigrazione e gli unici lavori che si vedono sono sempre pochi, addirittura rarefatti, aprono e chiudono imprese. Abbiamo una gestione politica abbastanza, anzi direi troppo criticabile, all'interno di uno scenario che oggi la puntata di Fuori Schema non analizzerà, per il semplice motivo per cui ci vorrà un'altra puntata per capire la problematica Crotone. Ma la Crotone di oggi è una conseguenza sociale di quella che è stato l'abbattimento del muro di Berlino, perché se non ci fosse stato l'abbattimento del muro di Berlino molto probabilmente Crotone sarebbe diventata americana, una base NATO, sarebbe stata un'altra Crotone, forse una Crotone più civile, forse una Crotone più moderna, una Crotone più mondiale, una Crotone più pronta a far parte dell'Europa. Non lo sappiamo, perché la storia ha portato la storia ha scelto di prendere una sua direzione ben precisa, e i crotonesi pagano le conseguenze forse delle scelte che all'epoca erano simbolo di speranza, per carità di Dio, simbolo di speranza per una nazione che era divisa, che aveva bisogno di ripartire, ma che purtroppo nella sua ripartenza ha portato di riflesso tante altre conseguenze. I tedeschi non hanno colpa
per quanto riguarda la caduta della Stalingrado del Sud. Nessuna colpa, per carità di Dio, però è un riflesso che ha portato delle conseguenze in questa città. Oggi se ne parla, è bene che se ne parli, perché non deve restare il muro, deve restare l'esempio di rialzarsi, deve restare l'esempio di poter riprendere in mano il proprio destino e crearsi una nuova possibilità. La gente qui a Crotone è sfiduciata, gli ultimi fatti di cronaca dell'ultima settimana hanno soprattutto minato la fiducia delle persone, perché Crotone è in mano a una politica purtroppo pressappochista, che si accontenta del poco, che non ha una ambizione di crescere, e quindi la gente è sfiduciata. E non dobbiamo soltanto parlare della sfiducia della gente, ma di quella che è diventata Crotone oggi. Una città bellissima sotto tanti aspetti, ma anche bruttissima sotto altri aspetti. Ecco il muro di Crotone, un muro che divide la città perfettamente in due, un muro che però non è creato da un dominatore che ha preso possesso della città e ha deciso di dividere in due il territorio, no, è un muro creato proprio da noi persone. Ora, se dobbiamo ricordare il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino, dovremmo pensare ad abbattere questo muro e mettere da parte tanti orgogli, tanta brutta mentalità, e avere il coraggio di ripartire da zero, perché è vero che siamo in crisi, siamo in forte crisi, ma se siamo nell'abisso possiamo solo rialzarci e riprendere il cammino verso l'alto. Dipende solo da noi, dipende dalla volontà, non dipende tanto dai meccanismi economici. Ci vuole tanta volontà prima, perché poi tutto riparte. La Germania ci aveva insegnato, erano poveri perché uscivano sconfitti da ben due guerre mondiali, hanno ripreso a lavorare, senza grossi giri di parole. Oggi possono dire di essere una nazione esempio all'interno di uno scacchiere europeo molto complesso. Crotone dovrebbe solo prenderne esempio, ovviamente non diventando tedesca, ma diventando Crotone e basta.